Thank you.
Dal libro di Giobbe. Nudo uscii dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Come piacque al Signore, così è avvenuto. Sia benedetto il nome del Signore. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male?
nella lode del mattino preghiamo il Cristo, che ha dato la vita per la sua Chiesa. Diciamo con fede. Benedetto sii tu, pastore della Chiesa, per la luce e la vita che ci doni in questo giorno. Concedici di accogliere con gioia e di coscienza i tuoi benefici. Guarda con bontà il popolo che hai riunito nel tuo nome. Nessuno pensa di coloro che il Padre ti ha affidato. Guida la tua Chiesa nella via dei tuoi comandamenti. Il tuo Spirito tenga sempre voce. Nutri il tuo popolo alla mensa della parola e del pane di vita eterna. E che con la forza di questo cibo processo verso il monte della tua gloria. Con le parole di Gesù ci affidiamo al Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non illumina, Signore, i nostri sensi con la luce del Tuo Spirito, perché possiamo essere sempre fedeli a Te, che con la Tua sapienza ci hai creati e con la Tua provvidenza ci guidi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci guida, ci preserverà. Ci conduca la vita eterna. Amen. Padre di ogni vita, che con noi cammini, abiti e speri, ricordaci che oggi è il giorno in cui avere fiducia, il giorno in cui aprirci a ciò che ancora non conosciamo, l'istante in cui prenderci cura delle parti di noi che vorrebbero prevalere, emergere a scapito degli altri, isolarsi per paura di cambiare. E ricordaci che non è troppo tardi per fare spazio alle esigenze di felicità e giustizia che risiedono in ogni uomo e in ogni uomo. Il tuo Spirito ci racconti il mondo desiderato dalla tua sete di fraternità e riconciliazione. Ci affezioni al nostro compito quotidiano e ci aiuti a camminare con l'urgenza dei viaggiatori e nella letizia dei giorni. A te doniamo ciò che sappiamo fare, a te affidiamo ciò che non riusciamo ancora a fare. Insegnaci le parole e i gesti della riconciliazione, la potenza umile della mediazione, gli arsenali che si nascondono nelle nostre case, nelle nostre relazioni e tra le nazioni, si aprano alla guarigione della vita che il tuo Vangelo